Walter, buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Senti, siamo al Caffè du Globe, abbiamo trovato un posticino in questo momento tranquillo, però stiamo aspettando sabato, un eventone, il finto conto. Intanto una domanda, cultura, social, cosa vuol dire? Ma il finto conto nasce come idea, è un'idea nata qualche anno fa, in realtà è nata come social, come blog e con la volontà di mettere un po' insieme scrittura creativa, immagine e un po' d'attualità, guardarsi un po' intorno, anzi guardarsi intorno e guardarsi soprattutto allo specchio erano in realtà i cardini, diciamo così. Poi è diventato qualcosa di più, si prendevano un po' in giro quei comportamenti che io ho, infatti era molto autoironico, ma che abbiamo un po' tutti ormai, quelli di chi, diciamo così, crede di avere l'opinione migliore un po' su tutto, interviene un po' su tutto, pensa, diciamo così, di essere informatissimo su un po' tutto, di chi se gli chiedi che musica ascolta si mette a pensarci per fare il giusto mix, diciamo, di musica classica, jazz, perché fa un po' figo, però senza dimenticare il moderno, insomma, tutti questi comportamenti che tutti abbiamo, e nasce con la volontà di far dare un'occhiata a se stessi e a me, e nasceva infatti, ripeto, su di me, ma poi anche agli altri, e poi è diventata anche la volontà di andare un po' oltre, unirci anche a qualche riflessione in più e da questo provare anche a dare un contributo all'attività culturale e all'attività più in generale della città, perché no? Ecco, e quindi è un qualcosa che era online e ora invece sabato diventa offline, dove leghi anche personaggi della musica, della cultura, poesie, saggistica e quant'altro. Esatto, sì, si legano varie cose in realtà, si lega, stando a quello che dicevo anche sopra, non solo, diciamo così, la capacità di osservarsi, di capire anche un po' quali sono le cadute di stile che abbiamo noi stessi, però ci si lega anche la capacità di ascoltare, che è un elemento che dobbiamo in assoluto, credo, conservare e anzi, ripeto, coltivare per non eccedere con il finto coltismo, diciamo così, che di per sé non è negativo, penso sia semplicemente naturale, basta non eccedere. La capacità di ascoltare, di soffermarsi sulle cose, di approfondire e quindi ascoltare, perché no, anche altre generazioni o chi in qualche modo è già affermato, e da qui la scelta di coinvolgere anche ospiti di nazionali che in qualche modo hanno attraversato le generazioni, hanno attraversato in modo diverso la cultura, l'espressione in Italia. E però legarci anche al fatto che è giusto avere gli spazi necessari per potersi esprimere, e quindi la sera sono invece coinvolti autori emergenti, scrittori di poesie o racconti che sono stati selezionati e che avranno, diciamo così, un palco a disposizione, un palco credo anche interessante e bello nel cuore della città, e quindi questi sono un po' i tre elementi fondamentali, ecco, il guardarsi, la capacità di ascoltare, ma anche avere lo spazio per esprimersi. Ecco, ma si riesce a legare questa cultura della poesia scritta da Mogol, da Battisti, cantata da generazioni, perché ormai sono 40 anni, non lo so, ho perso il conto, che cantiamo queste canzoni, con la nostra epoca, quella del T9, del correttore automatico quando scriviamo su Word, quindi la nostra cultura con la cultura di 40 anni fa, ma ha un legame? Io credo che sia interessante cercare di capire questo, infatti il dibattito ha, diciamo così, questo qui come fine. Quello che credo sia in assoluto interessante è il rifletterci sopra e, diciamo così, il confrontarsi fra generazioni diverse e fra chi ha vissuto culture diverse. Io credo che la capacità di ascolto sia molto anche in questo, nell'evento si declina in un, diciamo così, in un dibattito, in un ascolto di altri personaggi, ma la volontà del finto conto, anche dopo l'evento, diciamo, anzi soprattutto dopo l'evento, dal 7 marzo in poi, è quella di creare occasioni in cui ci si possa confrontare in modo trasversale tra persone che hanno opinioni, culture in qualche modo diverse, ma anche età diverse. Si può legare, credo che sicuramente ci siano, forse ci debbano essere degli elementi di fondo di legame, sicuramente bisogna partire dal presupposto che
un nuovo modo di fare cultura, piaccia o non piaccia, si sta creando. E diciamo così, forse la mia generazione, quelle che verranno dopo, devono un po' essere capaci di costruirla nel modo giusto, ecco, perché come in tanti ambiti la generazione precedente alla nostra, diciamo così, non è stata sempre brillantissima, però diciamo, credo che con il confronto, sapendo quali sono le basi e avendo un po' un'idea di dove si vuole andare, si debba un po' ricostruire anche alla luce di quelli che sono i nuovi strumenti, le nuove possibilità. Non ne possiamo fare a meno, io per primo. Senti, luoghi di incontro, 30 anni fa c'era le Case del Popolo, a Pistoia c'era locali come il Globo, come il Valiani, dove a seconda del taglio, della categoria a cui si apparteneva, ci si ritrovava. Poi tutto questo, tra virgolette, scomparso, perché le Case del Popolo, anche quelle, sono cambiate in questi anni, i locali storici sono morti, ora il Globo fortunatamente è ripartito, direi, alla grande, però altri luoghi anche della cultura sono chiusi, sono sbarrati. Ma questa comunicazione, questo incontro one to one si riesce a fare o è morto? No, io credo che si riesca a fare e credo che comunque rimanga come necessario e lo si nota e lo si vede, insomma. È vero che ci sono meno luoghi, ma quelli che ci sono sono comunque ricercati, frequentati. Poi finto cultismo ti porta a avere anche le mode, ti porta a avere il luogo che non frequenti a prescindere, quello che invece va sempre bene in ogni occasione, ma questo è normale. Dopodiché il contatto fra persone poi si va sempre a declinare in un contatto visivo, reale, e qualunque rapporto, credo, se non arriva a questo, resta un rapporto che ha una durata limitata. E che ha anche una profondità tendenzialmente limitata. Dopodiché i modi per entrare in contatto possono essere molteplici e, ripeto, penso anche che non se ne possa più fare a meno di, ad esempio, dei social o comunque della tecnologia. Non credo che si possa pensare di eliminarli del tutto oramai, e credo che i luoghi di contatto di per sé, di primo contatto, siano ovviamente anche fondamentali ormai. Penso però che poi i rapporti debbano essere anche approfonditi, e credo che sia una necessità, credo che venga naturale, spero anche che continui a venire naturale approfondirli con il vedersi, con il chiacchierare, e se si fa un giro sulla sala comunque questa necessità c'è, mi sembra, ecco. Senti, e arriviamo all'evento di sabato. Cosa seguire e come seguire? Allora, seguire tutto assolutamente. Devo fare anche il programma o quello? Ma se ci rinfreschi un po' il programma, perché tu lo sai, io sono un po' duro, no, sono della generazione di quelli duri d'orecchio, ma anche di memoria, quindi... No, non ti preoccupare, io ci sono, invece sono molto social, anche se non è vero, perché poi in realtà sono un appassionato di cose molto vecchie, però vabbè. L'evento parte alle 4 in realtà, e alle 4 saremo alla Fondazione Tronci, dove insieme a Mogol faremo, e a Luigi Tronci ovviamente, faremo una breve visita della fondazione, quella diciamo per bambini e per genitori, la faremo insieme a Orecchio Acerbo, quindi diciamo così, anche per le dimensioni della eccellente Fondazione Tronci, sono diciamo, il taglio è quello. Poi l'evento vero e proprio, quello aperto davvero a tutti, parte alle 17. Contemporaneamente avremo questo dibattito in cui discuteremo insieme a Mogol, insieme a Niccolò Ammanniti e a Riccardo Cavallero, e contemporaneamente appunto ci sarà un laboratorio creativo curato da Orecchio Acerbo per tutti i bambini, quindi anche i genitori potranno lasciare i propri figli volendo e venire a ascoltare il dibattito. Subito dopo ci sarà lo spazio reading, quindi questo reading collettivo di persone che hanno nelle settimane precedenti inviato le proprie opere e sono state in numero di 10, come dicevo, selezionate, sul sottofondo musicale di Andy Fumagalli del Blu Vertigo. Successivamente si mangerà insieme, si berrà qualcosa insieme, e con la musica di Andy, che continuerà per tutta la serata, si potrà anche un po' appunto chiacchierare vis-à-vis, conoscersi, scambiare qualche idea.
non mi ricordo qual era la domanda originaria, ma sul programma credo di essere andato. Benissimo. Cosa seguire? Seguire tutto. Seguire tutto, fatevi tanti selfie, mandate tanti tweet, fate tanti stati Facebook, condividete tante canzoni di Mogol, offendete nei limiti, però se è strettamente necessario fatelo, fate tutto quello che volete. Benissimo, allora io vado in soffitta, mi cerco qualche vecchio 33 giri, perché io sono della generazione che cantava le canzoni negli anni 70 sugli LP 33 giri, sì. Me lo faccio autografare, vengo, vai. Selfo, si dice selfo? Io selfo, tu selfie e gli selva? Selfiamo. Poi scopriremo anche come si dice in latino. Io ti saluto, ci vediamo sabato. Ciao Walter.